Ameria Radio presenta Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. Care amiche radioascoltatrici, cari amici radioascoltatori, buongiorno. Oggi faremo un passaggio, un volo radente sull'argomento social. Un'azienda per sua natura è opportuno che abbia social oppure no? Chiaramente questa è una risposta scontata, non la si può dare, però bisogna semplicemente partire dal principio che tutto è proporzionale, correlato e relativo al target di utenza barra clientela che si intende raggiungere. Abbiamo parlato una volta precedente del sito internet, della sua utilità, di tutte le sue sfumature e sfaccettature e del fatto che in qualche modo potesse essere anche necessario fare un passaggio, un riferimento agli altri social. Intendiamo ovviamente social Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, eccetera, eccetera. È chiaro che a seconda, come dicevo, del target di utenza, bisogna utilizzare un social piuttosto che un altro. Sappiamo perfettamente che l'utilità di Telegram, l'utilità di Facebook, che è ovviamente una forma un po' più democratica e condivisa di utilizzo, e diciamo altri discorsi tipo Instagram, che è un po' più utilizzato da giovani, eccetera, eccetera. Ancora una volta si pone il problema che i social, a prescindere da quello che si intenda utilizzare, deve essere aggiornato e utilizzato al meglio, perché il mondo che utilizza i social, cioè gli utenti, sono figure molto molto esigenti e si accorgono subito che se un social è correlato o meno all'azienda, se sostanzialmente è allineato, se è aggiornato e se è da considerare una sorta di organo, elemento, riferimento di quell'azienda. Quindi il consiglio che mi sento di dare è non tanto utilizzare questo o l'altro social, ma innanzitutto farsi consigliare da chi in qualche modo queste cose le fa nel mestiere. Il consiglio deve attivare energie, meccanismi, barra investimenti che siano proporzionali alle dimensioni e alle aspettative dell'azienda. Ma poi provare anche a fare, una volta diciamo acquisita una buona consapevolezza, provare a fare un pochino le cose per conto proprio, in casa propria, perché questa forma di studio, analisi, evoluzione credo possa far bene all'impresa, all'imprenditore, avrà una possibilità anche di contaminare, no, le singole professionalità e magari trarre degli spunti e delle utilità non assolutamente scontate. Bene, per oggi è tutto, abbiamo passato ancora insieme qualche minuto di tempo per la nostra parola d'impresa, vi auguro un buon pranzo e una buonissima giornata insieme ad Ameria Radio. Ameria Radio ha presentato Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.